Ciao, io sono Antonio e anche oggi, come ogni settimana, nuovo video a tema Harry Potter. Oggi, ragazzi, recensione di un prodotto Noble Collection che ho acquistato qualcosa come 7 vite fa. Probabilmente molto prima di Natale. Ve l'avevo anche mostrato ai tempi su Instagram durante il mio unboxing immediato perché, ovviamente, se l'avessi aperto oggi avrei anche perso la garanzia di Amazon. Quindi, fortunatamente, ogni tanto il criceto nella mia testa fa due giri di ruota in più e riesce a darmi dei consigli preziosi. Quindi ragazzi, qualora ve lo foste perso all'epoca, il mio profilo Instagram è antonio.seria e io di solito quando devo aprire qualcosa immediatamente faccio l'unboxing nelle storie di Instagram. Ma detto questo ragazzi, vi ricordo anche che qualora voleste delle magliette a tema Harry Potter o di qualsiasi altro fandom come il Trono di Spade, che in questo momento sta andando fortissimo, le trovate su Pumpling. Utilizzando il codice sconto 7potter avrete per sempre, ogni volta potrete riutilizzarlo, il 15% di sconto su tutti i vostri acquisti. E addirittura in questo momento le spedizioni costano solo 1 euro. E ci sono anche tante magliette in sconto. Quindi scatenatevi, link nei commenti. Anzi, link in info box. Che commenti. Detto questo, oggi vi parlo di questo bel prodottino che è un prodotto di Noble Collection che si basa sul design di Mina Lima e si tratta di un reggilibro della parte di due, diciamo è uno di due parti differenti. Mi spiego meglio. Ultimamente Noble Collection ha messo sul mercato due set di reggilibri, uno dedicato alla scacchiera del primo film, quindi della pietra filosofale, dove troviamo i due fanti, i due cavalli della scacchiera, uno bianco e uno nero. In questo caso si acquistano singolarmente, si può anche acquistare semplicemente un pezzo come ho fatto io e metterlo esposto oppure prenderli entrambi. In questo caso si tratta di cavalli alti circa 30 cm, sono molto molto belli, li ho visti, e costano circa 60 euro. Io ve li linko sotto in info box perché li trovate anche su Amazon. Ma quelli che invece hanno più attirato la mia curiosità sono i reggilibri che sono stati ispirati ai prodotti dei Tiri Vispi Weasley. Infatti sono due differenti, non uguali ma di colorazioni diverse come nel caso dei pezzi degli scacchi. Si tratta di questi due prodottini qui. Abbiamo la ragazza che vomita queste pastiglie che troviamo all'ingresso del negozio dei Tiri Vispi Weasley. È anche in esposizione al Warner Bros. Studio Tour ed è anche in funzione. Vediamo questo getto continuo di vomito di caramelle che finiscono dentro questo secchio che tiene tra le mani. E invece il secondo pezzo è dedicato a questo ragazzo che veste un po' anni 60 o anni 50, non sono bravissimo con queste cose, e abbiamo queste bolle che fuoriescono dalla sua bocca, queste bolle fatte in una resina trasparente. Io ero molto indeciso quale tra i due scegliere e poi alla fine ho optato per questa qui, che è la ragazza con le trecce che vomita caramelle. Non lo so, mi ha attirato di più, non c'erano recensioni online, non ho trovato nulla, quindi l'ho presa un po' alla cieca, ma sono molto molto soddisfatto. E invece questo qui credo che proprio lo prenderò in futuro per avere la coppia e mettere in mezzo tutti i libri illustrati da Jim Kay. E ragazzi, niente, detto questo, ognuna delle due statue è dedicata ad un dolciume differente. Questa qui del ragazzo credo sia dedicata alle bolle bollenti o una cosa del genere, fatemi sapere voi nei commenti se mi sto sbagliando. E invece quest'altra è dedicata a delle pastiglie vomitose, vomitevoli, non mi ricordo il nome, quindi mi raccomando, confido in voi. Detto questo, andiamo ad aprirlo. Anche questo prodotto ha il costo di circa 60 euro, poi il prezzo oscilla parecchio su Amazon, si toccano picchi di 70 e minimi di 50-55 euro, io l'ho proprio pagato 60, e adesso lo andiamo a tirare fuori dalla scatola così ve lo mostro in tutto il suo splendore. Ci siamo, andiamo ad aprire la confezione ed ecco qui in tutto il suo splendore la nostra statua. Ragazzi, imballaggio Noble Collection sempre a livelli altissimi, il rischio che le cose arrivino rotte è davvero minimo, quasi pari allo zero, e adesso andiamo a tirarla fuori. Mettiamo da parte il polistirolo. 3, 2, 1, ed eccola qui ragazzi, in tutta la sua bellezza. Mi piacciono tantissimo questi colori così acidi, questi colori così forti, così tipici di Mina Lima, e devo dire che la fattura è incredibile.
pesa tantissimo, è davvero molto molto pesante. La base è rivestita in velluto e troviamo tutti i loghi, quello di Warner Bros., quello del Wizarding World e quello di The Noble Collection. È un prodotto davvero fantastico. Le gelatine sono trasparenti e di colorazioni differenti e soprattutto i dettagli sono curatissimi, colori davvero molto molto intensi, molto belli, pennellate, ragazzi, davvero bellissime, nessuna sbavatura, un prodotto davvero coi controfiocchi. La base altrettanto bella è realizzata in una sorta di resina. Una sorta di resina, non è plastica, non è ceramica, ma qualcosa comunque che si avvicina moltissimo. Quindi, in ogni caso, molto delicato e non consigliato ai bambini, non è comunque un giocattolo. Detto questo, ragazzi, credo che la statua si commenti da sola, è davvero molto molto ben realizzata e per darvi un po' l'idea delle proporzioni esatte, io ho preso qui sulla mia scrivania il primo volume illustrato proprio da Jim Kay di Harry Potter e la pietra filosofale, così da metterlo qui alle sue spalle. Ecco che il risultato finale è più o meno questo, quindi immaginate tutti gli altri volumi, gli altri sei libri e poi dall'altra parte l'omino con le bolle. Secondo me sono davvero molto molto belli. Io ho intenzione di prendere anche l'omino così di completare la coppia e poter mettere in mezzo tutti questi volumi e poi successivamente di acquistare anche i due cavalli, i due pezzi degli scacchi per metterci in mezzo l'edizione iniziale, la prima edizione di Harry Potter, quella classica, quella con le copertine bellissime che adesso purtroppo non si trovano più e con la prima traduzione soprattutto, ci tengo a sottolinearlo. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo prodotto, a me piace tantissimo, fatemi sapere se l'avete già acquistato, se vi è piaciuto, se lo conoscevate soprattutto perché non è molto conosciuto, soprattutto online, non è stato quasi per niente recensito, quindi fatemi sapere se questa nuova proposta di Noble Collection può essere di vostro interesse. Noble Collection che ha anche aperto un negozio bellissimo a Londra e spero prima o poi di andare a visitare e di fare magari un vlog lì dentro, chi lo sa. Detto questo, ragazzi, io naturalmente vi lascio il link in info box sia a questa che a tutte le altre statue che vi ho menzionato in questo video. Io vi ringrazio come al solito per aver visto il video fino alla fine. Mi raccomando, segnalatemi nuovi prodotti, novità qui su Instagram, ovunque. Qualsiasi dubbio, domanda o perplessità sono qui per rispondervi, quindi dateci sotto nei commenti. E ragazzi, vi chiedo come al solito di seguirmi su Instagram antonio.seria e di lasciare un mi piace, commentare, condividere il video con i vostri amici. E io adesso do un taglio alle ciance e vi do appuntamento alla prossima settimana con un altro video potteriano. Ciao!